Essendo il memorial di papà, noi siamo stati, io e mia madre siamo consapevoli di questo e ci è piaciuta la manifestazione della Sagra di Beroide che fa questa estemporanea in memoria, ripeto, di mio padre, cosa che per noi è rimasto nel cuore e vedendo che è rimasto nel cuore anche degli amici di Beroide non ci ha fatto altro che piacere. Quindi saremmo noi, ogni volta che verrà chiesto la nostra partecipazione, saremo sempre presenti. Memorial dedicato a Luciano Federici, che è stato con noi per tanti anni a fare il giudice di questa estemporanea di pittura. Facciamo un applauso, grazie. Ricordiamo che è la 13ª manifestazione, il 13esimo concorso di estemporanea di pittura che facciamo qui a Beroide. Allora, oggi sono intervenuti ben 36 pittori e da parte dei giudici abbiamo rilevato un livello sinceramente molto molto alto, per cui vi è stato anche qualche problema nel differenziare le scelte, nel fare la classifica che purtroppo deve essere fatta, per cui vi dico a priori e ve lo dico a nome loro, a nome della Presidente della Giuria Maria Grazia Fanelli, della professoressa Rita Fanelli e del pittore Giulio Bordini, i tre giudici di questa manifestazione, Mauro Bordini scusate, che è veramente stato difficile stilare una classifica per l'elevato livello delle opere presentate. Allora, era stato previsto nel regolamento un premio speciale per i formati rettangolari, per incentivare, diciamo, i formati rettangolari base ampia, altezza più bassa, diciamo, il concetto è questo qui. Però siccome le opere presentate con questo formato era una cosa volontaria, sono state poche, la giuria ha inteso premiare invece un giovane partecipante all'estemporanea che ha presentato anche lui comunque un quadro con queste dimensioni, per cui il premio speciale per il formato speciale e per i giovani è stato assegnato all'opera numero 2 di Gaudenzi Sara. Facciamo un applauso a Sara. Consegna il premio il presidente dell'associazione Prologo Piero Laudini. Complimenti Sara. Bravo Sara. Ecco il quadro. Ecco il quadro. Allora facciamo il conto alla rovescia, diciamo, signori. Partiamo dal premio numero 15. Quindicesimo classificato, opera segnalata, è la numero 12 di Coparo Jonathan, opera numero 12. Bellissima opera. Signor Jonathan, eccolo qua, complimenti. Quattordicesimo classificato è l'opera numero 16, Lavagnini Clarita. Un applauso alla signora Lavagnini, vincitrice lo scorso anno, anche quest'anno in classifica, complimenti. Un bellissimo quadro direi. Grazie signora Lavagnini, ecco il quadro. 13esimo classificato, è il quadro numero 26, Gagliardoni Francesca, 26. Signora Francesca. Complimenti alla signora, eccolo qua il quadro, è un dolci casarecci della zona, diciamo, tipici locali.
immortaliamo il tutto per beroide.it. Vi ricordiamo che abbiamo il nostro sito, potete notare tutti i quadri dello scorso anno, tutti i quadri di quest'anno e il video della manifestazione. Grazie. Allora andiamo al dodicesimo posto, opera segnalata, dodicesimo posto è la numero 3, Tordoni Armana. Armanda, scusate. Armando, abbiamo tappeggiato tre volte. Alla terza ci abbiamo preso. Signor Armando, complimenti. Un bellissimo quadro, direi. Undicesimo classificato è il quadro numero 21, Natalizzi Luciano. Opera segnalata. A Luciano, nostro compaesano, sempre in classifica, complimenti. Ecco il quadro di Luciano, non è quello. Ah, sì, è quello. Un ottimo quadro, facciamolo vedere anche al pubblico, Memo. Undicesimo classificato. Andiamo nei top 10, decimo classificato. Decimo classificato è la signora Maura Del Vescovo col quadro numero 20. Anche qui un battezzo diverso. Chiediamo scusa qui, signor Mauro, ci giochiamo pure, eh? Decimo. Ecco il quadro, veramente molto bello, decimo, abbiamo la busta, sì. Complimenti, veramente bello, grazie. Nono classificato, anche qui è un ex vincitore di una precedente edizione, il numero 19, Filippucci Pasquale, nono classificato. Alle spalle. Qui il nome l'abbiamo fatto esatto. Complimenti Pasquale. Grazie. Grazie. Il quadro di Filippucci, eccolo qua, molto bello. E andiamo all'ottavo classificato, speriamo di prenderci, è il numero 14, quadro numero 14, Alunni Laura, complimenti. Eccolo qua, complimenti signora Laura, un bel lavoro veramente. Abbiamo difficoltà per la TV. E andiamo al numero 7. Settimo classificato è il quadro numero 8. Settimio Catoni, anche lui vincitore in altre edizioni. Fra vincitori alla fine c'è qualcuno che non rivince, eh. È normale. Bravo Settimio. Settimo, veramente un bellissimo quadro, poi sappiamo che naturalmente il giudizio è personale da parte dei giudici. Sesto classificato è il quadro numero 23, è la signora Petretti Santuccia. Anche la signora è molto ben piazzata nelle precedenti edizioni, ha fatto un secondo, un terzo, mi sembra. È un primo. No, io no, faccio il guardo. Ha fatto un primo, sì, 2 anni fa. Complimenti, signora. Grazie. Settimo classificato, c'è la forma di formaggio. Sesto classificato, scusi. Sesto, regalo. Settimio, dove hai preso? Settimo o sesto? No, io ho dato il segnalare.
Mi prende il settimo. Cambiamo. Catoni dove sta? Settimo. Catoni. Gli abbiamo dato la targa. La targa sbagliata, è il numero, la settima classifica. Buonasera. Ci vedo. È uscito qua. Allora andiamo ai 5 premi in buono valore, i primi 5. Quinto è il quadro numero 1, Negozio Nello, Nello Negozio. Complimenti signor Negozio, anche lei è stato premiato in altre occasioni, di Aberoide, complimenti. Il laghetto, il verde lago di Aberoide, signori, dove stamane abbiamo effettuato la gara di pesca. Un applauso al signor Lello Negozio, di nuovo. Complimenti. Quarto classificato, anche qui abbiamo un ex vincitore. Abbiamo la Fernanda Freddo con il numero 28, quarto classificato. Signor Lello. Grazie, ma io il primo gioco. Quinto. Ecco la signora Fernanda. Anche se non è al 100%, complimenti signora, sempre nei primi posti, l'acquerello della Fernanda, eccolo qua, uno scorcio di Spoleto, andiamo alla cattedrale, bellissimo, un acquerello molto bello, complimenti. Ottavo classificato, un applauso alla signora Fernanda Freddo. Terza classificata, abbiamo anche qui una donna, è il quadro numero 30. 30, abbiamo detto, è la signora Tosti Patrizia, complimenti! Eccola qua la signora Patrizia, anche lei ha fatto bei piazzamenti qui a Aberoide, facciamo i complimenti per questa bellissima opera. E si aggiudica il terzo posto, consegna il premio il presidente della Prologo, il signor Pietro Laudini. E la signora Patrizia, facciamo un caloroso applauso veramente, facciamo vedere il quadro. Complimenti signore, complimenti di nuovo, grazie. Allora siamo al numero 2, un pochetto di suspense, andiamo alla seconda classificata, una pittrice spoletina, è la numero 29, Lazzarini Fabiola. Tutti speravano gli ultimi che arriva primi, perché alla fine primo ci sta. C'è comunque un primo, fra poco lo proclameremo. Signora Fabiola, complimenti. Grazie. Un piazzamento veramente importante. Grazie. Secondo premio in denaro e l'acquerello della Fabiola, uno scorcio di Aberoide, un acrilico, scusate. Si incrocia anche l'occhio, si incrocia. Perché lei è molto brava a fare anche gli acquerelli. Questo è un acrilico, molto bene. E allora andiamo, allora chiamiamo la signora Rita Gori Federici e il signor Francesco Federici e li chiamiamo a premiare il vincitore di questa manifestazione, è il signor Sassi Victor Ugo, complimenti, con il quadro numero 1, complimenti signor Sassi, lei viene da Fabriano, facciamo un applauso al pittore marchigiano, complimenti. Premia la signora Rita Federici, eccolo qua il premio in denaro, il signor Francesco Federici, ringraziamo la famiglia Federici che ci ha dato questo sostegno anche da un punto di vista, ricordiamo lo sponsor della manifestazione, che è l'azienda Socrates, nuova Socrates materiale elettrico in via Arpago Ricci 13 a Spoleto. Facciamo un nuovo applauso al vincitore.
Mi sembra un'opera veramente bella, bella, complimenti, complimenti per la vittoria. Signori, veramente, ecco, diciamo, ci lasciamo qui, diciamo che veramente è stato difficile fare questa graduatoria, però un ringraziamento di nuovo a tutti i vittori e arrivederci come solito al prossimo anno e vi aspettiamo tutti su www.beroide.it. Grazie.